a volte ritornano, scusate il modo di dire strabusato, ma in questo caso ci sta tutto, perché le fastback come la 508 25 anni fa erano sparite dalla circolazione, eppure offrono tutta una serie di vantaggi pratici che Adriano vi dimostrerà nella prova del Tutti Dentro. Non è una berlina, le vecchie tre volumi ormai passate di moda. Non è nemmeno una station wagon, però ha un po' dell'una e un po' dell'altra. Si chiama fastback ed è la moda degli ultimi anni, seguita anche da Peugeot per la nuova 508. Che poi moda, intendiamoci. Siamo molto al di sotto della febbre da SUV e probabilmente nemmeno mai si arriverà a quel livello. A dirla tutta, poi, quella delle fastback non è nemmeno una novità, perché macchine di questo tipo sono molto diffuse tra gli anni 80 e 90. E ora, dopo essere state nel dimenticatoio per circa 15 anni, rieccole. Perché? Per vari motivi. Un po' ha inciso la crisi delle auto più tradizionali, un po' la ricerca di flessibilità e spazio da parte delle famiglie, e a proposito di flessibilità... Ed è questo il pezzo forte di una fastback, il portellone da station, che non significa per forza caricare tanto, ma una cosa ve la garantisce: caricare in libertà. Indovinate un po'? Lorenzo, con il suo 1,93 m di altezza, sta per entrare proprio lì dentro e vi farà vedere quanto è facile farlo. Siccome però trasportare persone nel bagagliaio è poco carino, oltre che vietato dalla legge, la prova l'abbiamo fatta con un po' di oggetti tra quelli che ci sono nel nostro box. Lanciarli dentro senza dover fare il Tetris, in effetti, è una bella soddisfazione, oltre che un bel po' di stress in meno quando si deve partire per le vacanze. Chi si compra una fastback difficilmente lo fa solo per il portellone. Quello c'è e ha un suo peso nella scelta, ma ce l'hanno per esempio anche le station wagon. E quindi? Quindi non si può non parlare di design. Non è questo lo spazio per fare discorsi filosofici sul bello artistico applicato alle quattro ruote, né per analizzare il dettaglio della nervatura o del profilo cromato. Però una cosa si può dire: il posteriore è corto e raccolto e il tetto, che inizia molto presto a scendere verso le ruote posteriori, insieme ai montanti che arrivano quasi fino alla fine della macchina, danno un senso di dinamismo e sportività non comuni. Che piaccia o no, la personalità della 508 è molto forte. Il merito è anche delle portiere senza cornici attorno ai finestrini. Esatto, proprio come le coupé. Vi ho appena fatto vedere che il tetto scende molto presto, il che in teoria non va d'accordissimo con l'abitabilità posteriore, specialmente in altezza. E invece no, perché i progettisti sono riusciti a scavare quel tanto che basta, sia sopra sia sotto, per far andare d'accordo design e abitabilità. Scusate se torno sui SUV, ma ormai quando si parla di auto non si può più farne a meno. Ecco, sappiate che adesso che li hanno tutti, avere invece una fastback come questa permette davvero di distinguervi e di avere qualcosa di diverso. Il tutto senza rinunciare alla comodità e alla flessibilità.